Uomini e donne, la scelta di Niloufar Haddati. Arrivano nuove sorprendenti news su uno dei troni più seguiti di questa stagione di Uomini e donne. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo a Uomini e donne. Siamo in primavera infatti e come ogni anno il programma di Maria De Filippi si appresta a festeggiare in studio le scelte dei suoi tronisti e delle sue troniste. Ed è proprio sulla scelta di una delle due protagoniste del Trono Rosa che vogliamo basare la nostra attenzione. Il trono di Niloufar. Nelle ultime settimane del cancelletto trono classico, al centro di tutte le scene ci sono state più di ogni altro Sara Affifella e Niloufar Haddati. Le due troniste campane infatti in queste ultime puntate sono riuscite a monopolizzare con le dinamiche dei loro troni, gran parte dello spazio concesso da Maria De Filippi ai troni dei più giovani. E mentre Sara Affifella è sempre più confusa su chi scegliere tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, Niloufar Haddati invece cerca di destreggiarsi sempre di più fra il suo interesse per Giordano Mazzocchi e quello per Nicolò Ferrari. Che è da dire comunque che il trono di quest'ultima oltre ad essere uno dei più seguiti, è diventato nelle scorse puntate anche uno dei più movimentati. I corteggiatori di Niloufar infatti stanno diventando famosi per abbandonare lo studio con una certa frequenza, al momento infatti Giordano lo ha già fatto per più di 3 volte mentre Nicolò è già a quota 2. Nonostante questo però sembra che Haddati al momento stia riuscendo lo stesso a gestire il tutto con una certa facilità, dichiarando addirittura qualche ora fa quando farà la sua scelta. Nelle scorse ore Niloufar Haddati ha stupito tutti i followers di Cancelletto Uomini e Donne dichiarando ad una fans dello show che la sua scelta non avverrà sicuramente nel mese di aprile. Per la precisione infatti la giovane ha affermato che la sua scelta avverrà all'incirca fra un mesetto, cioè non prima del mese di maggio. Ovviamente la scelta della tronista dovrà ricadere per forza di cose ormai fra Giordano e Nicolò, a meno che Niloufar non scelga all'improvviso di non scegliere nessuno. C'è da aggiungere comunque che in questo caso non ci sarebbe niente di strano, in quanto la maggior parte delle scelte fatte a Uomini e Donne sono state appunto portate a termine nell'ultimo mese di programmazione dello show. Inoltre è bene ricordare che con ogni probabilità nel mese di aprile ci sarà la scelta di Nicolò Brigante che dallo scorso mese di febbraio è rimasto in studio soltanto con due corteggiatrici, Marta Pasqualato e Virginia Stabler.